Il primo speaker ci darà uno sguardo generale sull'interesse dei private equity, partendo dalla sua esperienza personale maturata anche grazie alla guida di importanti aziende del settore sportivo. Sicuramente in molti lo conoscete, anche perché tante di queste aziende sono appunto associate. E allora vi chiedo di riservare un caloroso applauso a Antonio Dus, operating partner di Nuo SPA. Antonio, benvenuto. Il palco è tutto tuo, sono nelle tue mani. Ah, però. Buonasera a tutti. Ho il compito di avviare questa serie di interventi e lo faccio con un contenuto economico che richiede un minimo di attenzione, quindi per fortuna che sono all'inizio, che l'attenzione è ancora alta, ma soprattutto visto gli speaker dopo, loro si giocheranno la carta dello sport, dell'entusiasmo, che è la cosa che l'abbiamo appena sentito, è intrinseca in questo settore, è quello che rende questo settore così, così bello. Lasciatemi partire dalla fine, nel senso che la tesi che voglio rappresentarvi oggi, che è strettamente legata alla mia esperienza personale, alle decisioni che ho preso, infatti Assosport mi ha chiesto di non venire a raccontarvi chi sono i private equity, non sarebbe neanche il mio ruolo, ma quello di venirvi a raccontare la mia esperienza personale. La tesi che vi voglio rappresentare è che per un'azienda di piccola e media dimensione sportiva italiana, oggi sia particolarmente interessante fare la riflessione se aprire il capitale ad un investitore professionale. Per il momento chiamiamo gli investitori professionali, perché poi vedremo che magari ci sono varie sfaccettature. Il mondo del private equity è piuttosto vasto. E per poter sostanziare, per poter dare un contesto a questa mia tesi, vi devo per forza raccontare qualcosa della mia esperienza, che insomma non è esattamente, chi mi conosce, ne vedo alcuni, non è esattamente nelle mie corde, però è essenziale per spiegarvi perché sostengo questa cosa. Io ho fatto 20 anni come direzione generale amministratore delegato in imprese dello sport familiari. Prima Garmont, poi Gruppo Oberoi Psaleva e poi Vibram. Quindi 100% famiglie, diverse, ma 100% famiglia. Poi nei 10 anni successivi invece ho visto due percorsi di successo in cui due aziende hanno deciso di aprire il capitale a un investitore terzo. E quindi mi son fatto la mia idea. Tecnica Group, di cui vedo qui tutti i rappresentanti, o una buona parte, che ha fatto entrare un family office in minoranza, e poi Pinarello, che invece aveva già fatto nel 2017, quindi prima che arrivassi io, un'operazione con L. Catterton, uno dei più grandi fondi di private equity. Peraltro noi dipendevamo dagli Stati Uniti, quindi con impostazione tipicamente anglosassone. Alla fine di queste due esperienze io ho preso la decisione di diventare operating partner in una società di investimento, nella convinzione che quel tipo di approccio potesse essere particolarmente interessante per le aziende che conoscevo io, quindi per aziende che avessero quel tipo di impostazione e che cercassero di fare un salto. Quando Assosport mi chiede di venire a raccontare la mia esperienza, accetto volentieri, anche perché mi rendo conto che l'argomento non è banale, nel senso che spesso quando io mi confronto con alcuni imprenditori, mi è capitato nel passato, mi capita più di frequente adesso, mi ritrovo davanti alla posizione di dire: io preferisco mantenere il 100% delle mie quote perché voglio essere il fautore, l'unico fautore del mio destino. E quando io comincio invece a dire: occhio, che non è una questione di finanza, non è una questione di controllo, ma è un modo diverso di fare impresa, è un farsi aiutare rispetto a determinati percorsi, soprattutto nel cambiare un approccio a come si prendono le decisioni, mi guardano con un certo sospetto. Allora, noi l'abbiamo sentito anche poco fa, noi siamo convinti, credo che in quest'aula siamo tutti convinti, che le aziende di prodotto sportivo italiane sono delle eccellenze. Questa eccellenza, a mio avviso, nasce dalla passione viscerale dell'imprenditore rispetto al prodotto. Il mondo però è cambiato, nel senso che ci ritroviamo con una dinamica competitiva completamente diversa, ne capita una ogni anno, abbiamo visto negli ultimi 4-5 anni quante cose succedono,
l'avere a disposizione un investitore professionale che fa da sparring partner, che permette di fare challenge su determinati argomenti che non sono magari quelli tipici dell'imprenditore che ha portato l'azienda a quel punto, permette di fare un salto, soprattutto di tipo strategico, diverso. È come dire che le cose che avevano portato quell'azienda ad essere eccellente nella prima parte non sono necessariamente le stesse cose che ti fanno fare il salto dopo. E in questo caso l'investitore professionale, private equity o meno, costituisce sicuramente, almeno dal mio punto di vista, dalla mia esperienza, un vantaggio. Quindi, sicuramente il trigger iniziale è la finanza. Può essere una finanza per fare un'acquisizione, per comprare un distributore, per guardare un competitor. Può essere una finanza positiva per finanziare un capitale circolante perché l'azienda sta crescendo. Può essere anche per superare un momento di difficoltà. Quello che però, secondo me, è essenziale è che il vero valore aggiunto non sta in questo, ma sta nel passare da quel modo di prendere decisioni tipicamente intuitivo, istintivo dell'imprenditore a un metodo invece più razionale, più strategico, più logico, più di pianificazione, se volete, a lungo termine, che invece è tipico degli investitori professionali che fanno quello di mestiere, nel senso che vedono e accompagnano le aziende al cambiamento. Ecco che vengono razionalizzate le decisioni, si comincia a parlare di un piano industriale, di una strategia esplicita che si può condividere con tutti gli stakeholder che sono interessati a questa cosa. Si comincia a parlare di controllo di gestione, quindi di decisioni basate su un monitoraggio di risultati più attenti. Magari è un'azienda che si è sviluppata sul prodotto e l'efficientamento delle operations l'ha lasciato in secondo piano. E l'intervento di un nuovo socio di questo tipo aiuta a riporre l'attenzione anche a questi aspetti. Vengono avviati tutta una serie di processi, o possono essere avviati una serie di processi di tipo organizzativo, che evidentemente costituiscono una base per lo sviluppo futuro dell'azienda, senza parlare poi degli aspetti di compliance piuttosto che di ESG, che adesso magari è un argomento caldo, ma vedrete che poi il tema degli ESG, oltre a essere sostanziale, sarà un tema importante anche in tutte le volte in cui si cercherà un finanziamento o si guarderà al mercato, si parlerà col consumatore. Non tralascerei neanche la parte del network, nel senso che l'investitore professionale in qualche modo consente di attrarre manager di tipo diverso, consente di inserire anche consiglieri indipendenti che magari hanno avuto delle esperienze specifiche in quell'azienda e permettono appunto di magari fare di accelerazioni varie. Anche i partner commerciali, ad esempio, adesso mi viene in mente Pinarello, il fatto che il fondo fosse americano, ad esempio, ci ha consentito di internalizzare, se volete, tutta la distribuzione su un continente che poi nel giro di 3 anni è diventato il primo continente, insomma il primo paese per vendite per questo marchio. Questo è il punto di vista dell'azienda. Diamo un'occhiata un attimo al punto di vista del private equity, perché un private equity dovrebbe avvicinarsi allo sport. Allora, adesso indipendentemente probabilmente dagli ultimi 18 mesi che sono stati particolarmente critici, ma credo che sappiamo tutti qui che è un momento di passaggio e che comunque c'era un trend positivo pre-Covid, è stato accelerato, adesso c'è un rimbalzo, ma insomma ricomincerà a crescere. Il private equity guarda con molto interesse al mondo dello sport per questo aumento della domanda che è costante e che ha a che fare con tutte le cose che abbiamo sentito fin qua. Il tema dell'innovazione tecnologica, il tema dell'e-commerce, pensate ad esempio a cose molto pratiche come ha rivoluzionato il mercato Canyon rispetto all'accesso al mondo della bicicletta, e in generale sappiamo che il mondo dello sportivo italiano è un mondo prevalentemente frammentato, caratterizzato da realtà medio-piccole, che invece avrebbero possibilità, opportunità che nascono, che potrebbero generarsi dal mettersi insieme e cominciare a parlare di competition, insomma di collaborazione e competizione allo stesso tempo per determinati aspetti.
Il private equity guarda anche alle aziende sportive perché in generale la brand equity dei brand appunto sportivi è particolarmente alta. Tutto sommato i margini di profitto rispetto ad altri settori non sono sicuramente male. Di che tipo di dimensioni stiamo parlando? Allora, l'anno scorso sono stati 22 miliardi, a parte il numero che poi magari è anche difficile da immaginare, ma sono 500 operazioni in cui il private equity ha investito in un'azienda sportiva. Allora, lasciamo stare, quelle sono lì, le potete leggere, ma insomma non sto parlando esattamente di Bain Capital che investe nell'Atalanta, ma anche se andiamo nelle aziende che noi conosciamo, alcune di queste sono anche presenti, è sempre più frequente, è un fenomeno che tutte le aziende devono cominciare in qualche modo a inquadrare. Ovviamente qui volo via su queste cose perché non è questa la sede, però evidentemente diciamo che non tutte le ciambelle escono col buco, questo vuol dire che non necessariamente tutte le operazioni con i private equity siano destinate ad avere successo, anche perché il mondo del private equity è particolarmente complesso. A parte l'ovvietà, diciamo, di tipologie di operazioni di minoranza, maggioranza, totalitarie e così via, ma direi che il grande spartiacque è tra i private equity di tipo finanziario, che magari sono interessati, diciamo, più alla parte patrimoniale dell'azienda e quindi fanno operazioni tendenzialmente a leva, ha invece private equity di tipo industriale che guardano la crescita dell'azienda. Anche qua li si può differenziare per tempistiche di exit, c'è chi guarda di più al breve termine, 3-5 anni, e chi guarda invece a periodi più lunghi, e in questo caso lo scopo prevalente diventa quello dell'aumento dell'equity value, del valore dell'impresa, della solidità, dell'espansione, degli investimenti. Pensate ad esempio a un piano retail che diventa particolarmente importante e ha dei tempi decisamente più lunghi. Conclusione. L'intervento e il farsi accompagnare in minoranza, in maggioranza, a seconda dei casi, da un investitore professionale, nella mia esperienza, vale soprattutto come stimolo ad un approccio più strategico e più razionale rispetto a quello tipicamente istintivo, magari di una prima fase dell'azienda. Aumenta la reputazione dell'azienda perché comunque farsi accompagnare da un fondo che magari ne ha altre, che ha avuto altre storie di successo, comunque aiuta ad avere una migliore reputazione. Sicuramente permette di attrarre figure manageriali piuttosto che altri consiglieri, competenze specifiche e ovviamente anche nuova finanza. Certifica la qualità perché evidentemente si passa attraverso un percorso di due diligence in cui l'azienda viene fatta a fettine più e più volte, quindi permette appunto di certificarne la qualità, e tra l'altro rappresenta una soluzione anche per casi complessi, magari intrafamiliari o con assetti plurifamiliari in cui un terzo socio può aiutare. Antonio, grazie. Grazie a te. Ti hai dato una panoramica generale, ma io ne approfitto per chiederti se è sempre una buona strada o se ci sono delle controindicazioni. Ah beh, no, lo dicevo prima, nel senso che la ciambella non esce sempre col buco, nel senso che spesso, almeno nella mia esperienza, gli attriti poi vengono fuori nel momento in cui non si è verificato bene l'allineamento degli interessi tra la famiglia imprenditrice e il fondo. Ad esempio, potrebbero essere state pensate delle operazioni per molto specifiche per sistemare un passaggio generazionale piuttosto che una sistemazione familiare, che per l'imprenditore rappresenta la conclusione di quel percorso, mentre il fondo evidentemente è all'inizio di un percorso che sta guardando un'altra parte. Se l'allineamento non è verificato inizialmente, poi le cose si complicano. Chiarissimo, grazie. Grazie Antonio. Grazie. È stato un piacere, grazie mille. Grazie.